dopo diverse ore dall'arrivo, nel frattempo diciamo che il tempo è cambiato, sono arrivate un po' di nuvole, si è alzato un po' di vento, però non fa troppo freddo, anzi mi sta benissimo, sono 24 gradi e diciamo che finalmente mi sono deciso di venire a ritirare il pacco gara e il pettorale per la marathon, che poi tanto marathon non è. Hello. Gracias. Do you need a finish line back? No. Gracias. Mancano poche ore alla gara e sono passato alla fase di controllo del materiale obbligatorio e comunque sia un controllo di tutto quello che utilizzerò in gara. Questa è la situazione attuale, dove partendo da destra abbiamo una maglia a maniche corte che utilizzerò con dei manicotti in caso fosse troppo freddo. Diciamo che domattina al punto di partenza a Teheda le temperature si aggireranno a quanto pare sui 7-8 gradi all'incirca e sono previste forse delle piogge fine, parliamo di un 30-40% di probabilità. Quindi speriamo non piova, ecco, sicuramente non sarà come lo scorso anno. Porterò con me solamente un paio di pantaloni corti, gel con caffeina che alternerò poi con dei gel classici, in questo caso a gusto arancia. Porterò con me il gilet da 10 litri della Salomon con due borracce da mezzo litro l'una, in cui metterò anche delle pastiglie con i sali. Calzini, scarpe Oka Speed Goat 5, cappellino immancabile, un paio di guanti se dovesse fare un po' troppo freddo li utilizzerò. Porterò con me questo anno i bastoncini Black Diamond, la giacca antipioggia da 10.000 colonne. Eventualmente porterò con me anche nello zaino una maglia a maniche corte di ricambio che pensavo appunto di cambiare a metà gara. E ci siamo, buongiorno, ho appena parcheggiato la macchina, sono tutto bello bardato, pronto per andare a Parque Sur per prendere il pullman che mi porterà a Teheda per la partenza. Siamo in perfetto orario e speriamo non ci sia la fila dell'anno scorso, perché in quel caso ci vorrà una vita per salire sul bus, e insomma non è proprio il massimo. Io mi sento bello carico e è tutto pronto per il divertimento. Cos'è che dicevo della fila? Sono via di spada, lascio.
cerchi hoy para desafiarme, para tratar de conquistar mis barrancos y mis montañas. Pero no os confiéis, no os lo voy a poner nada fácil. Os habéis cumplido todo para estar hoy aquí, en mi casa, y esa es la primera. Cada caída, cada gota de sudor no habrá sido en vano. Es el momento de alzarse fuerte, de erguir el brazo y cerrar el puño, de gritar muy alto. Llegó el momento de correr y no dejarme el empeño hasta alcanzar la línea de meta. Llegó la hora de alcanzar la gloria. Llegó la hora de que me conozcáis. Yo soy la Transgran Canaria. 'Stanno senza venti esagerati. Ok, sono 11 km e mezzo e il grosso dislivello è già fatto. Ne ho fatti già il positivo 1100, direi che è ottimo. Thank you.
adesso mi aspettano circa 7 km e mezzo di sola discesa fino a Tunte, secondo ristoro del chilometro 19,8. Chilometro 16, tutto bene. Ormai mancano circa 4 km a Tunte. Chilometro 23 passato, questa è la penultima salita, poi mi aspettano circa 8 km di discesa verso Aia Gaures, dove ci sarà l'ultimo ristoro.
ormai mancano meno di 10 km all'arrivo. Sono un po' distrutto, però sta andando benissimo. E lì sotto c'è la vallata infernale, l'ultima sfida. Gran Canaria 2023, è stata a tutti gli effetti una bellissima gara, mi è piaciuta molto più dello scorso anno, che è stata comunque bella, però quest'anno l'ho preferita molto di più, probabilmente anche per il meteo che è stato un po' più favorevole. Lo scorso anno abbiamo avuto una partenza con da El Garagnon con temperature prossime allo zero, quindi diciamo che il freddo si è fatto sentire tantissimo. Poi per di più abbiamo avuto delle piogge abbastanza intense accompagnate da venti fino a 70-80 km/h, quindi non è stato proprio il massimo, però è stata molto bella. Quest'anno invece temperature non più alte al punto di partenza, che era un po' più un pochino più distante rispetto allo scorso anno, che siamo partiti dal Garagnon. Questo anno invece siamo partiti da Tejeda e quindi sono stati 3-4 km in più all'incirca di percorso. Che dire, dal punto di partenza alla fine c'erano sostanzialmente la mattina subito alle 9 un 7-8 gradi, che non era eccessivamente freddo e si poteva sopportare benissimo. Infatti bastava tranquillamente una maglietta a maniche corte come ho fatto io e dei manicotti con sopra chiaramente la giacca antipioggia, anche perché c'era un po' di pioggerellina fine che era un pochino fastidiosa in partenza, ma nulla di che. Una volta partiti comunque sia il freddo non si è fatto sentire, no? Perché comunque sia uno quando si scalda non ha poi questi problemi quando corre. Da là abbiamo fatto un primo chilometro praticamente in discesa e siamo partiti tutti molto molto veloci, fino ad arrivare comunque sia a un primo sentiero che era un single track che scendeva e poi subito risaliva, e lì purtroppo c'è stato il classico imbottigliamento con tutte le persone che si sono messe in fila e si è abbassati un po' per volta. Da là poi diciamo che il percorso si è un po' aperto, però
era abbastanza gestibile, perché comunque sia la fila che si era formata durante la partenza è defluita parecchio. Da là i primi 9 chilometri sono stati tutti praticamente in salita, tranne un piccolo pezzettino forse di 500-600 metri. La salita si è fatta sentire parecchio, fino al Roque Nublo, che era un po' coperto, però si è visto, molto bello, cosa che l'anno scorso non sono riuscito a vedere, quest'anno invece sì, molto, direi molto 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 bello. Da là c'è stato il primo ristoro, subito al 10° chilometro, dove ho accumulato un 900 di dislivello, 900-1000 metri di dislivello positivo. Da là c'è stato subito il primo ristoro, che era appunto al 10° chilometro, che era soltanto di liquidi. Da là subito c'è stata una nuova salita in ascesa, che ci portava praticamente fino ad arrivare a una parete quasi verticale, quasi da scalare a mani nude, per poi scollinare sopra, e quindi arrivare all'incirca al chilometro 12,5, chilometro 13, con un dislivello positivo, questo chiaramente data di Garmin, di 1100 metri, 1200 metri. Il grosso era fatto, perché poi da quel punto avevo da fare una discesa di 7 km e mezzo fino a Tunte, al chilometro 19,8. È stata abbastanza semplice, relativamente semplice, perché comunque sia è una discesa molto tecnica, con un primo pezzo di zig zag molto bella, tra l'altro, e poi altri pezzi comunque un po' più tecnici poco prima di Tunte, tra rocce comunque sia varie e misto terra. A Tunte ho dovuto riaffrontare, diciamo, un primo pezzo in piano di circa 1,5 km, due, e poi una nuova salita che è stata abbastanza semplice, non impegnativa, perché comunque sia aveva sì un certo dislivello, penso di 200 metri, forse 300 metri, però era parecchio lunga, quindi era distribuita molto omogeneo, e quindi era abbastanza mobile, devo dire. A quel punto ho affrontato un'altra discesa, non ricordo se era tipo anche questa qua di 8, 9, 10 km, fino ad arrivare all'ultimo ristoro ad Ayagaures, al chilometro 32, 31,9. È stato un percorso, forse la parte che mi è piaciuta di più, su un single track, anche in questo caso molto molto terroso. Da là sì, c'è stata questa discesa continua, discesa tecnica, che mi ha portato fino a Tunte. Sono ripartito per affrontare quella che era l'ultima salita, in circa di 2 km, 2,5 km, e poi è iniziata una breve discesa tecnica, seguita poi da questa spianata in mezzo alla valle, che io chiamo valle infernale, perché lo scorso anno questa valle era praticamente tutto soleggiato quando ci sono passato, quindi non è stato proprio il massimo. Quest'anno invece, per fortuna, era un po' abbastanza coperto, era parzialmente soleggiato il tempo, questo durante un po' tutta la gara. Tornando a prima, ho iniziato ad affrontare quest'ultima breve discesa, seguita poi appunto dalla spianata, che è la cosa peggiore, perché ci arrivi bene o male un po' esausto, ed è praticamente una strada di circa 5-6 km fatta praticamente da terreno misto a sassi, dei ciottoli. Ho affrontato tranquillamente l'ultima parte, cosa che lo scorso anno non sono riuscito benissimo, perché ci sono arrivato completamente esausto, privo di energie. Quest'anno invece no, sono riuscito a mantenere un passo costante questo fino all'arrivo, ed è stato molto molto emozionante, tanto è vero che sono riuscito praticamente a migliorare il mio tempo, che lo scorso anno è stato di 6 ore e 40 minuti su un percorso di 43 km e 100
1100 metri di dislivello positivo, mentre quest'anno ho abbassato il tempo portandolo a 6 ore e 24 minuti, ma con un percorso di praticamente 46 km e 1900 metri di dislivello. Ci rivedremo sicuramente il prossimo anno e adesso niente, andiamo a vederci gli arrivi che ci saranno veramente tra pochi minuti. È previsto il primo uomo che stava arrivando adesso da Ayagaures, dovrebbe essere nella famosa vallata infernale e dovrebbe essere qua tra circa 20 minuti. Jones coming in. Nice, 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 nice. And Conrad. In italiano, Conrad, bravissimo. Fantastico, ce l'hai fatta.